Progetto Pietracamela, capitale degli sport di montagna, che ha sviluppato questo brand che si chiama Pietracamela Gran Sasso Outdoor. Inizia una seconda fase nel 2024 mettendo un po' a sistema le iniziative pilota realizzate durante l'annualità precedente. L'obiettivo era quello di costruire un sistema, diciamo, di collaborazione tra i professionisti della montagna e il settore turistico ricettivo per sviluppare un'offerta integrata capace di intercettare i flussi turistici delle famiglie, degli appassionati di montagna, degli esperti di alpinismo. Quindi abbiamo costruito un sistema di eventi e di esperienze basato appunto i cui contenuti sono forniti dai professionisti della montagna, e quindi è una rete fisica collaborativa ma anche una piattaforma digitale che consente di accedere a queste esperienze, di prenotarle e poi di viverle sul territorio. Le esperienze sono completamente gratuite perché il progetto Pietracamela, capitale degli sport di montagna, è un progetto finanziato da fondi del PNRR sulla linea di intervento che riguarda le infrastrutture sociali e i servizi di comunità, e quindi l'obiettivo di questo progetto è anche quello di contribuire alla rivitalizzazione di un territorio, diciamo, colpito da numerose avversità, e soprattutto anche di superare quelle criticità in termini di servizi, di deficit infrastrutturale che il territorio presenta. Crediamo che la costruzione di relazioni tra gli operatori e la comunità, e quindi la creazione di questa rete collaborativa, possa dare un forte contributo alla ripresa di un territorio che è sempre visto marginale, ma che in realtà, se ci pensiamo, è centrale rispetto ad alcuni attrattori come il paesaggio, l'aria buona, l'acqua, il Gran Sasso, e quindi è un territorio che ha in sé tutte le potenzialità per poter vivere di turismo.